Nell'ultimo anno la vita di tutti noi è stata completamente stravolta dall'emergenza sanitaria in corso, ma non possiamo nemmeno immaginare quanto sia stato terribile il lockdown per le vittime di violenza domestica. Moltissime donne sono state costrette a convivere costantemente con mariti, compagni o padri violenti. 161 sono quelle che a Como nel periodo tra gennaio e novembre 2020 hanno contattato il centro antiviolenza. Telefono Donna, tuttavia, ha registrato nel primo lockdown una diminuzione delle chiamate di sostegno e soprattutto delle denunce, e non perché la violenza di genere fosse diminuita a sua volta, tutt'altro. L'isolamento non ha fatto altro che rendere ancora più difficile la denuncia, in quanto le vittime si trovavano costantemente sotto lo sguardo del maltrattante e si sentivano sempre più sole a combattere. A Como, durante l'emergenza pandemica, due dottoresse, Margherita Galimberti e Nora Tolomei, hanno operato per garantire l'apertura dello sportello telefonico per fornire quantomeno ascolto alle vittime e nei casi più gravi, circa una quindicina, è stato necessario l'allontanamento dalla casa della donna da parte del pronto intervento. La violenza di genere non è nuova nel territorio comasco. Licia Badesi ha scritto un libro come testimonianza del fenomeno della Como dell'Ottocento-Novecento. All'associazione Telefono Donna nel 1991 ci sono rivolte ben 5.521 donne. Negli anni ci sono stati enormi progressi, come l'abolizione del reato di adulterio e del delitto d'onore, ma non si può certo affermare di essere giunti al fine ultimo. La violenza di genere non sarà infatti mai del tutto abbattuta, fin quando non ci sarà una parità reale e tangibile tra i due sessi. Focalizzandoci sul nostro territorio, abbiamo una vasta lista di omicidi, violenze e casi di revenge porn, un nuovo tipo di violenza che si è diffuso negli ultimi anni. Il colpito Como nel gennaio di quest'anno è quello di Giorgio Semigino di Varese. L'uomo, non riuscendo ad accettare la fine delle relazioni con una donna comasca, ha inviato degli amici di lei, dei suoi news. La donna ha deciso quindi di denunciarlo e subito dopo questo atto, avendo ricevuto diverse minacce di morte, è scattata la seconda denuncia. Successivamente verrà processato al Tribunale di Como. Un altro grave caso è avvenuto a Lomazzo, in provincia di Como, dove un uomo ha ucciso la moglie dopo un litigio, ha nascosto il cadavere e dopo alcuni giorni ha confessato. Un altro terribile abuso è quello accaduto il 31 ottobre dell'anno scorso. Una donna, dopo aver visto un senzatetto, decise di comprargli un panino. Questa però venne inseguita, bloccata e da lì ebbe inizio l'incubo. Un passante vide l'accaduto e chiamò la polizia, che non appena arrivò arrestò l'uomo, il quale tutt'oggi si trova ancora recluso nel carcere Bassone di Como. Agghiaccianti sono le testimonianze contenute nel giornale La Provincia. Da una parte abbiamo una ragazzina, come una di noi, che in un pomeriggio a scuola è stata violentata. Un'altra, una ragazza che festeggia in discoteca, come abbiamo fatto anche noi tante volte, viene stuprata. La violenza di genere è un fenomeno che non va dunque ignorato, e credere che la questione appartenga solo al passato mette a rischio il nostro stesso futuro.